benvenuti in questo nuovo video. Se siete finiti qui, sicuramente vi servirà una mano per iniziare a vestirvi un pochino meglio e magari smettere di comprare qualsiasi cosa senza poi saperla veramente come abbinare o magari poi non utilizzarla più. Quindi eccomi qui per aiutarvi, come sempre. In questo video vi farò vedere alcuni capi super basic da avere nel proprio armadio. Sono capi semplicissimi e reperibili in qualsiasi negozio, ma sono un must have. Quindi, senza perderci in chiacchiere, iniziamo subito. Prima cosa super semplice che vi faccio vedere sono dei classici top, così semplicissimi, ma in estate io vi assicuro che li utilizzerete tantissimo. Quindi toppini classici, io ce l'ho in questo blu qui e questo qui è di Alcott. E poi c'ho questo qui fatto in questo modo beige, super carino con questo scollo qui. E questo qui è di Shein. Questi toppini sono super basic e non passano assolutamente mai di moda. Sono un must have di qualsiasi colore, meglio se colorati, perché d'estate si sa che i colori vengono utilizzati e sfruttati molto di più. Quindi toppini semplicissimi da utilizzare in estate, anche come sottogiacca. Dopodiché passiamo ai jeans. Jeans skinny o jeans mom? A seconda del proprio fisico e di come voi vi sentite a vostro agio, potete scegliere tra jeans di qualsiasi tipo e modello e colore soprattutto. Sono sicuramente un must have perché servono sempre, per qualsiasi occasione potete renderli sportivi, casual oppure eleganti. Un jeans basic, color jeans e nero, sicuramente da avere nel proprio armadio. Passiamo poi alle camicie. In questo caso io ho camicia nera e camicia bianca. Mi rendo conto che non tutti possono avere lo stile elegante per una camicia, ma se presa del giusto modello può essere anche casual e magari anche sportiva, perché no? Potete indossare la camicia in modo classico, quindi con un jeans per essere un pochino più casual, un pantalone elegante per essere eleganti, mentre se volete essere sportive o sempre un pochino casual, potete utilizzarla in modo oversize, quindi acquistare una camicia oversize e metterla ad esempio sopra la maglietta e dei pantaloncini. Quindi in estate le camicie oversize sono perfette. A questa categoria aggiungiamo anche le camicie vestito. Le camicie vestito sono un trend di questo periodo, quindi sicuramente non vi sbaglierete. Indossate come un vestitino, perfette sia in modo sportivo, casual o elegante. Passiamo poi ai blazer. I blazer sono assolutamente un must have, uno dei capi più importanti da avere nel proprio armadio. Anche i blazer sono molto versatili, possono essere utilizzati in modo elegante o in modo sportivo e casual. La regola diciamo che è sempre quella della camicia, quindi potete utilizzarli anche sopra degli shorts e un toppino semplicissimo in modo sportivo e casual, oppure un po' più elegante, in questo caso con un tailleur. Ed era proprio qui che volevo arrivare. E da poco, tra l'altro, è arrivato questo tailleur qui, in questo color bellissimo. Io amo questo colore qui. Quindi completo pantalone e giacca, veramente bellissimo. Desideravo un tailleur da tantissimo tempo e finalmente ce l'ho. Il tailleur, diciamo sì, è un pochino più elegante, ma va bene assolutamente per qualsiasi occasione. Cena con amici, colloqui, cerimonie, veramente qualsiasi occasione. Ovviamente non se volete rimanere in ambito sportivo, ecco. Questi qui sono i capi che secondo me tutti dovremmo avere nel proprio guardaroba, ma sicuramente ce ne sono altri di molto molto importanti. Quindi mi raccomando, giù nei commenti fatemi sapere se vorreste una seconda parte e io vi accontenterò assolutamente. Vi ricordo tutti i link ai miei social giù nell'info box e di iscrivervi a questo canale YouTube, perché questo qui è un piccolo spazio che ci ritagliamo noi come gruppo, come amici assolutamente, per scambiarci dei consigli. Quindi ovviamente io cerco di insegnarvi quello che più so e quello che più posso ovviamente. Quindi mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!